Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Come va? Ciao ragazzi, ieri è saltato il mio video della programmazione del venerdì perché sono semplicemente raffreddato, un mal di testa allucinante, quindi ho preferito rimandarlo ad oggi. Facciamo un video di riassunto di una serie di avvenimenti che saranno immediati. Intanto volevo parlarvi di una serie di cose a cui sto lavorando, una ricerca nuova che renderò pubblica fra qualche giorno, e volevo anche parlarvi di un problema che ieri è uscito fuori nella mia Academy. Io sempre prendo spunto, ragazzi, da quelle che sono anche un po' i vostri commenti sul canale YouTube o quello che mi scrivete via mail o quello che sento un po' in giro per dare contenuto, aumentare, diciamo, la possibilità di avere maggiore formazione, maggiore contenuto di qualità per tutta la community dei traders, in particolare quelli del mercato delle criptovalute. Anche per questo vi chiedo sempre di scrivermi nei commenti dei video, anche in questo, ragazzi, quello che pensate, quali sono le vostre idee e quali sono le cose che maggiormente vi preoccupano, perché poi da lì salgono spunti e possiamo fare tanta tanta formazione, tante cose positive anche per altri utenti. Quindi scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate e iscrivetevi al canale, chiaramente, se ancora non l'avete fatto. Ma volevo parlarvi di questa problematica e porvi un interrogativo proprio. Allora, il problema qual è? La situazione di Bitcoin ieri è scivolata un pochettino al di sotto del supporto a 9.000 dollari, immediatamente innesca chiaramente il breakout classico, quindi il dump leggero di Bitcoin che arriva all'altro supporto che avevo indicato lunedì nel video a 8.700 dollari. Ma la domanda è, poi quello che è avvenuto è molto classico. Da una parte abbiamo questo personaggio che magari guarda il bicchiere mezzo vuoto e dall'altro immaginate un personaggio che guarda il bicchiere mezzo pieno. Allora, il personaggio A, che guarda il bicchiere mezzo vuoto, dice Bitcoin torna, crolla, va giù di nuovo, scende, sta crollando tutto. E quello che vede il bicchiere mezzo pieno invece guarda Bitcoin e dice Bitcoin è salito del 200% da inizio anno. Ora, chi dei due ha ragione, ragazzi? Ecco qui è il grande equilibrio, il grande punto di vista di vedere i mercati in maniera differente. Hanno ragione entrambi, perché da un certo punto di vista, se andiamo proprio con una lente di ingrandimento, immaginate di avere questi occhiali, ragazzi, io ve li zoomo così davanti e li uso come lente di ingrandimento e dico benissimo, guardo Bitcoin con la lente di ingrandimento, cosa sta succedendo? Sta crollando. Guardo Bitcoin da lontano, mi distanzio, cosa sta succedendo? Bitcoin è salito del 200% in un anno, quindi da una parte è forte, dall'altra dimostra debolezza. Oh mio Dio, che confusione. Beh, perché in entrambi i casi è giusto, in alcuni momenti può essere che il mercato dimostri forza, in altri momenti può essere che il mercato dimostri debolezza. Da qui però nasce il grande problema. E questo problema è stato una delle basi dei miei ragionamenti degli ultimi 3 mesi, ragazzi, che mi hanno dato la possibilità di sviluppare una strategia i cui risultati io vi illustrerò, tra le altre cose, alla conference. Per chi di voi, ecco, vi faccio rivedere il programma, ragazzi, io sarò ospite alla conference di Milano il prossimo 14 di novembre. Tra gli speaker, insomma, mi vedete qui dove sono finito, ecco, mi vedete qui tra gli speaker perché terrò, ragazzi, una conferenza proprio su questa tematica, la tematica della gestione delle posizioni in hold e della volatilità di Bitcoin, questi momenti di breve di Bitcoin che vanno a incidere sulla volatilità del mercato e poi fanno sì che molti investitori si trovino in difficoltà. Quindi la problematica è questa, ragazzi, cioè non si può dire a un investitore: devi ragionare soltanto guardando in lungo periodo, obbligandolo, no? Come si possa fare magari con, non so, una persona obbligando a dire non guardare, non guardare, non guardare, non guardare. Guardavo l'altro giorno un video bellissimo, ragazzi, di musica, dove c'era questo youtuber che è fantastico, è troppo comico. A un certo punto apre questo portafoglio, fa l'esempio con i soldi dentro e dici no, non devi guardare, non devi guardare, non devi guardare. Allora, è impossibile questa cosa, quindi è impossibile far abituare un investitore alla volatilità di Bitcoin, obbligandolo a gestire tutta questa volatilità. Perché secondo me snatura la natura stessa dell'investimento. Molti investitori sono, ragazzi, prudenziali. Non tutti amano il rischio, non tutti amano queste oscillazioni forti, però, ragazzi, perché bisogna precludere a loro la possibilità magari di investire in Bitcoin e quindi in criptovalute, nonostante questa volatilità? E allora, perché non ci inventiamo un modo di stabilizzare questa volatilità
per quanto sia possibile fare, chiaramente non abbiamo la palla di vetro, non abbiamo la magia dei nostri maghi preferiti, ma possiamo ragionare. Allora ho dedicato gli scorsi 3 mesi a sviluppare delle strategie, ragazzi, che potessero fare esattamente questo, aiutare gli holders e stabilizzare questa emotività, questi bump e dump forti che ci sono sul mercato. Se siete in posizioni hold, potremmo utilizzare queste strategie. Illustrerò questo contenuto, tutti i risultati della mia analisi, del mio lavoro degli ultimi mesi, li illustrerò alla Crypto Conference settimana prossima, il 14 novembre. Quindi, ragazzi, per chi di voi è lì, avremo modo anche di conoscerci, come sempre. Per riassumere, quindi, volatilità di Bitcoin, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto. Voi dove state? Secondo voi dove state? Bitcoin è salito del 200% in un anno o Bitcoin sta iniziando a scendere? Siamo di nuovo in bolla? Scrivetemelo nei commenti, qual è la vostra mentalità, qual è il vostro punto di vista sul mercato in questo momento. E poi finiamo il video con un grafico, perché io scrivo sempre, faccio vedere sempre un grafico. Ragazzi, volevo riproporvi il grafico di Bitcoin per farvi vedere quello che è successo in questi ultimi giorni, cioè questo leggero break, vedete, che ci è andato a prendere tra l'altro il secondo livello di pullback sul mercato. Oggi, più che fare analisi tecnica, analisi ciclica, ragazzi, ragioniamo un attimo, perché voglio mettervi un tarlo nella testa, ed è l'obiettivo di questo video, diciamo un po' particolare, un po' diverso dal solito. Allora, questo livello di ribasso, ragazzi, ci ha fatto prendere il nostro secondo livello di pullback. Il primo era 9.000, il secondo era 8.700. Adesso la mia domanda è spontanea verso la community, ragazzi, ed è questa: secondo voi questi livelli che abbiamo raggiunto possono essere considerati come livelli positivi e il mercato ha raggiunto questi livelli di pullback, quindi ci sta facendo un regalo, oppure semplicemente ci sta dicendo fate attenzione perché il mercato non è forte come poteva sembrare da questi rialzi delle scorse giornate? E questa la domanda, ragazzi, che vi faccio. Scrivetemi nei commenti la vostra risposta, perché io vi rispondo lunedì a quello che penso su questa cosa, e vi darò anche una piccola tecnica, una piccola strategia per rispondere poi meglio, con dati oggettivi, a questa domanda, se vi viene in mente, se capiterà altre volte. Il mercato ha raggiunto i nostri 2 livelli di pullback, ci sta facendo un regalo, siamo a prezzi a sconto, il mercato sta sbagliando, oppure stiamo sbagliando noi ad aver comprato questi 2 livelli? Come gestiamo la cosa? Cosa dovete guardare in questo caso se avviene una cosa del genere, per chiarirvi un po' le idee? Nei commenti, ragazzi, scatenate l'inferno, come si diceva in un famosissimo film. Beh, adesso è ora di andare a fare quello che faccio il weekend, e cioè, indovinate un po', vado a fare un concerto. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì.